Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Stefano Steri, scusate, dovrete sentire la mia voce noiosa per due volte. Oggi sono indegnamente in sostituzione anche della collega Carpentieri che, come ricordava l'avvocata Ponte, oggi non è potuta venire. La salutiamo e cercherò di essere molto veloce ma altrettanto chiaro per recuperare il tempo e lasciare lo spazio poi alla discussione finale, oltre che agli interventi della consigliera che ha avuto la pazienza qui già dal primo minuto di essere con noi. Racconterò, ripeto, molto brevemente qual è stato il modello utilizzato per questa rilevazione, come concretamente abbiamo svolto la rilevazione e vi cercherò di dare alcune piccole informazioni riguardo chi ha partecipato all'indagine. Poi lascerò la parola ai colleghi a Maglio e Cristian per quanto riguarda un primo aspetto dell'analisi dei dati e a Patrizia e Adele per quanto riguarda poi l'approfondimento CUG. Per riprendere veramente con 2 secondi la parola su alcune indicazioni che ci è sembrato si possano trarre da questo primo analisi del rapporto. Dicevamo, il modello è stato quello che l'ANAC ha messo a disposizione di tutte quante le amministrazioni pubbliche. ANAC, prima CiVIT, Autorità Nazionale Anticorruzione, da mandato della legge del 150, aveva il compito di predisporre degli strumenti che fossero applicabili da tutte le pubbliche amministrazioni. Questo anche al fine, oltre che di dare una linea guida sulla. E poi il collega Bellinzoni ci dirà meglio questo aspetto su come effettuare le rilevazioni, anche per poter avere un punto di riferimento, un confronto omogeneo su tutto il panorama nazionale. Quindi lo scorso anno ha pubblicato questo modello di rilevazione. In realtà questo modello raccoglie in sé tre distinte rilevazioni, quindi c'è un aspetto destinato a rilevare il livello di benessere organizzativo, una sezione dedicata alla misurazione del grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance. E l'ultima parte è quello dedicato alla valutazione del superiore gerarchico. Il modello è basato, come dicevo, su queste tre sezioni e raccolgono circa 62, se non erro, ambiti, scusate, 14 ambiti con circa 73 domande. È stata utilizzata per misurare la percezione di ciascuno di noi, insomma, dei partecipanti alla rilevazione, una scala di misurazione delle percezioni, una scala Likert che poi il collega Maglio ci illustrerà meglio, che misura in un rapporto da 1 a 6 il livello di accordo con una affermazione proposta o il grado di importanza rispetto ad un oggetto posto dalla rilevazione. Rispetto a questo modello, così come prevedeva la stessa ANAC, la nostra amministrazione si è sentita in bisogno di effettuare alcune, seppur piccole, personalizzazioni. In particolar modo abbiamo all'interno della scala inserito un ulteriore valore, il settimo valore, che è quello del non risponde, per motivi pratici, nel senso di consentire con sicurezza di rilevare che la domanda fosse stata deliberatamente non risposta e che non ci fosse stata una semplice dimenticanza nello scrollare, poi vi diremo anche il sistema con cui abbiamo fatto la rilevazione, nel video le singole domande. E per dare quindi la possibilità a ciascuno di non rispondere lì dove non si sentisse in grado o comunque non condividesse questo particolare aspetto. Anche per gli ambiti abbiamo deciso di inserire due ulteriori ambiti rispetto ai 14 presenti. Abbiamo inserito una tabella nella quale abbiamo riepilogato una serie di aspetti che tra l'altro è stata mutuata dal precedente studio, quello fatto dal gruppo del professor Avallone con il Ministero della Funzione Pubblica, quindi il progetto Cantieri, che ripropone una serie di indicazioni da migliorare. Rispetto a queste indicazioni per il miglioramento del benessere all'interno dell'organizzazione, abbiamo chiesto ai colleghi di esprimere una preferenza di priorità.
Così come, questo è stato il frutto della precedente sperimentazione nel 2012, abbiamo inserito una domanda aperta di suggerimenti. Questa ci è stata richiesta espressamente dai colleghi che hanno partecipato alla sperimentazione. Noi assolutamente eravamo già favorevoli allora e quindi abbiamo pensato di riproporla. Per quanto riguarda l'informazione anagrafica, ovviamente abbiamo tentato di integrare con peculiarità del nostro ente per consentirci poi una maggiore pertinenza dell'analisi, quindi le sedi, le diverse aggregazioni delle qualifiche, eccetera. Allora, vi ho citato, scusate, la sperimentazione del 2012, questa era una slide presentata all'epoca, e abbiamo cercato con questa sperimentazione di dare alcune prime risposte a quanto era stato rilevato in quell'occasione, quindi un anno fa. Tra queste le principali, quelle segnalate in giallo, quindi era stata rilevata la necessità da parte dei colleghi e anche da parte del gruppo di studio di estendere la derivazione a tutti quanti i dipendenti, quindi non più soltanto ad un campione, e di utilizzare strumenti maggiormente idonei appunto per la diffusione, per garantire un livello superiore di privacy, una riduzione del livello di errori nell'elaborazione delle informazioni, una snellezza nel caricamento e una maggiore trasparenza. E dal punto di vista della rilevazione dei rilevatori si era posta l'esigenza di completare le aree di indagine. La precedente sperimentazione era stata aveva ad oggetto esclusivamente il benessere organizzativo, quindi restavano fuori le altre due aree previste dalla norma, quindi il grado di condivisione del sistema di misurazione e la valutazione dei dirigenti. Come abbiamo cercato di rispondere con uno strumento solo a tutte queste istanze? Allora, abbiamo utilizzato una diffusione informatica del questionario attraverso un'applicazione chiamata LAM Survey, che è una open source, quindi disponibile, rispetto ad una somministrazione assistita che era stata fatta nella sperimentazione, quindi in un'aula con i ricercatori venivano convocati e diffusi questionari cartacei. Allora, questo ci ha consentito di aumentare l'efficacia della diffusione, abbiamo potuto raggiungere tutti i dipendenti dell'istituto che sono dotati di cassetta di posta elettronica e di collegamento web. Aumentare la privacy, ciascuno ha potuto compilare liberamente, al sicuro, da sguardi indiscreti, se vogliamo, nella sua propria stanza o ovunque avesse voluto, il questionario rispetto ad una rilevazione in una sala con i rilevatori che potevano circolare nell'edificio, piuttosto che un tratto grafico che poteva ritenersi essere riconosciuto. Economicità, non abbiamo avuto neanche le spese di fotocopie per i questionari che non sono stati stampati. Sicurezza nel dato, i dati venivano direttamente registrati all'interno della banca dati, quindi nessuna possibilità di errore per data entry per trascrivere le informazioni da carta a database. Facilità di utilizzo, semplicemente una conoscenza di come si naviga all'interno di un browser web, quindi frecce, andare avanti, cliccare. Devo però dire che nonostante lo strumento sia facile, in realtà forse dovremmo ancor più indicare meglio, dare istruzioni ancora più approfondite, perché circa 170 colleghi sono arrivati quasi alla fine, insomma, l'hanno completato per gran parte il questionario, ma non lo hanno registrato fino alla fine, quindi abbiamo 170 colleghi circa che non sono stati conteggiati all'interno della rilevazione. E poi la velocità, voglio dire, in circa 10-12 minuti si riusciva a completare il questionario. Per contro, nella somministrazione assistita dobbiamo dar conto del fatto che c'era il contatto con i partecipanti, quindi c'era un continuo scambio di informazioni, di chiarimenti durante la compilazione. Era un momento per ascoltare, diciamo che molte delle idee che ci hanno portato poi alla scelta del questionario, all'utilizzo di risorse interne, i colleghi del servizio Sinanet che ci hanno assistito nella personalizzazione, è stato proprio il contatto che abbiamo avuto durante quella somministrazione. E quindi di raccogliere informazioni che andavano dalla richiesta di poter esprimere qualcosa di non strutturato all'interno del questionario ad altre caratteristiche di rilevazione. Abbiamo aperto la rilevazione il 27 giugno dello scorso anno, l'abbiamo tenuta aperta per circa un mese a luglio. Il periodo, devo dire, non è stato proprio felicissimo per tutti i colleghi che in quel frangente ovviamente erano già alle prese con le ferie estive. Cercheremo quest'anno di selezionare un periodo
di presenza maggiore. Due parole velocissime, lo ricordava il direttore, siamo stati chiamati dall'ANAC, anche forse tra i primi a utilizzare lo strumento, a partecipare alla sperimentazione, al test della loro applicazione di raccolta delle informazioni. E quindi attraverso un'applicazione web noi abbiamo caricato tutti i nostri questionari in modalità massiva, quindi abbiamo verificato l'efficacia di questa modalità di trasferimento dati. L'applicazione ANAC consente poi di effettuare alcune prime analisi fornendo grafici e tabelle e anche di poter confrontare con altri organismi del proprio comparto. Insomma, poi il dottor Benzoni penso che su questa cosa ci spiegherà meglio. Allora, chi siamo? Chi siamo? Rispetto a 1256 inviti, quindi mail inviate per poter partecipare, abbiamo avuto 826 questionari di ritorno. Vi dicevo, ahimè, soltanto 647 sono stati elaborati per questo problema di 179 colleghi che non sono arrivati a registrare alla fine. Cerchiamo qui di visualizzarvi la partecipazione dei colleghi con la realtà dell'istituto lì dove possibile. Come vedete, il gruppo di rispondenti appare abbastanza aderente alla realtà dell'istituto. Nell'istituto ci sono circa il 53% di donne e 47% di uomini, il questionario è formato da un 55% di donne, 41% di uomini e 4% non ha indicato. Come classi di età abbiamo una maggior parte dei rispondenti che va dai 41 ai 50 anni e poi le altre due ali, due classi confinanti, 26 e 27%, mostra una buona distribuzione all'interno delle casse centrali. Sull'anzianità non possiamo essere molto precisi quanto a conclusioni, perché come vedete la maggior parte, il 25% dice di avere un'anzianità da 5 a 10 anni. Qui dovremo essere molto molto più chiari nella prossima rilevazione per indicare il riferimento a quale anzianità prendiamo come riferimento, perché poi in realtà alcuni hanno pensato all'ISPRA, quindi al momento di insediamento dell'ISPRA, altri hanno pensato all'anzianità pregressa e quindi a tutte quante le altre. In realtà quindi questa distribuzione, che vedete tra l'altro è abbastanza uniforme, dovrà essere meglio specificata nella prossima rilevazione. Per quanto riguarda le qualifiche, vedete che le qualifiche dei ricercatori e dei tecnologi hanno praticamente la stessa composizione tra rispondenti e realtà nell'istituto. Un po' meno sono con il 19% gli amministrativi e i tecnici con il 22%. Anche i dirigenti hanno partecipato all'1% quando la loro presenza nell'istituto è del 2%. Per quanto riguarda le sedi, abbiamo la sede di Brancati, che ovviamente, come nella realtà, è quella più importante, numericamente parlando. Per il resto, diciamo che le altre sedi hanno comunque rispettato in grosso modo una giusta proporzione. È rilevante il numero di coloro che non ha risposto indicando la sede. Questo ci ha fatto ritenere che la domanda potesse essere interpretata come un possibile riconoscimento se si incrociano i dati tra caratteristiche personali e sede di lavoro. Paura terribile. Per quanto riguarda la composizione dei rispondenti relativamente al tipo di contratto, la maggior parte, come nell'amministrazione, è di colleghi a tempo indeterminato, e c'è anche una buona percentuale di coloro che è in telelavoro, del 2% del campione. Dal punto di vista dell'istruzione abbiamo raggruppato la grande maggioranza hanno un'istruzione di livello universitario, così come risulta anche insomma dal nostro essere ente di ricerca, quindi queste qualifiche sono particolarmente presenti. Spero di non avervi annoiato troppo e passo la parola direttamente all'analisi dei dati al collega Maglio. Sì.